Si è svolta nella splendida cornice del Teatro Cilea di Napoli la finale della 19ª edizione di Italia in Canto, il concorso canoro riservato agli over 50. A presiedere la giuria il maestro Peppe Vessicchio, con lui Manuela Villa, cantante e attrice, Marzia Apice, giornalista ANSA, Anna Bisogno, docente di cinema, radio e TV all'Università Mercatorum, e Maurizio Merolla, presidente 50 più Napoli. Veramente è una straordinaria occasione per una fascia d'età che solitamente dal mercato non viene supportata. Quindi merito a chi ha pensato questa cosa, perché penso che si sia vista anche attraverso le selezioni la qualità che esiste e secondo me la necessità di creare spazi per queste persone. C'è da dire, questa sera è volato il tempo. Mi sono divertita con me anche tutte le persone e devo dire che ci abbiamo avuto molta difficoltà a decidere chi portare al podio, perché come ha detto Beppe Vessicchio, tutti meritavano un primo posto. Era il 2000 quando è nato questo festival, 23 anni di attività a far sì che tutti gli appassionati si riconoscessero attraverso il canto e tirassero fuori dal cassetto quello che poi è diventato un evento terapeutico, benefico, salvifico dopo il lockdown e il Covid, e che per Napoli segna il ritorno per una nuova genesi. 19 i finalisti in gara che hanno interpretato i più grandi successi della musica italiana. A vincere la finale 2023 è Monica Stasi da Livorno con il brano Oggi sono io. Al secondo e terzo posto Tatiana Piaggini da Livorno e Giuseppe Mariniello da Caserta, rispettivamente con Sempre e Lettere di là del mare. In questa edizione è stato istituito il premio Vincenzo Cozzolino, in ricordo dello storico vicepresidente nazionale 50+, ideatore della manifestazione, recentemente scomparso. Il cuore rosso sul Golfo di Napoli è stato conferito a Paolo Malvini per aver saputo interpretare i valori dell'associazione. Abbiamo avuto ancora una volta la conferma di quello che il canto, la musica può dare. È un ingrediente della vita dell'associazione di 50+, che per una ragione neanche tanto misteriosa, però comprende un po' tutte le cose, tutti gli aspetti della vita. Hanno dato proprio il senso di come cantare bene insieme e possa essere un messaggio emotivo che passa e che conquista. La serata evento è stata condotta dal poliedrico Alessandro Greco e accompagnata dall'orchestra del maestro Raiola. Ho avuto la conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, che come dire, il fatto di essere aggregati, l'aggregazione nelle sue forme più disparate, come quelle per esempio dell'associazionismo, è un'opportunità bella e preziosa di tirar fuori come dire, il nostro lato più spensierato, più creativo, più comunicativo, più bello, ma inteso anche nel dono di se stesso agli altri. Come è avvenuto durante questo festival, dove attraverso l'arte, la musica e la canzone, questi protagonisti ci hanno donato tutto loro stesso.